contento, e finalmente abbiamo potuto giocare dopo le problematiche del Trapani e del Foggia che ci hanno rinviato la partita. Sono contento di aver dato una mano alla squadra e sono contentissimo per il gol e lo dedico al nostro bimbo. Sì, diciamo, il mio modo di giocare, il mio atteggiamento è sempre stato questo. Sono venuto qui perché mi hanno parlato benissimo della piazza, ci ho giocato contro e so il valore e voglio far bene, voglio fare un anno davvero protagonista e di aiutare la squadra. Non era vicino, cioè era abbastanza lontano, però dato la pioggia, il campo, ho voluto provare, poi non si sa mai, la palla schizza, un po' anche un po' di fortuna, per fortuna è andata bene. Sì, no, ma ne eravamo consapevoli, ne avevamo parlato anche con il mister proprio di questo, volevamo giocare perché come ho detto alcune squadre già avevano fatto 3 partite di campionato più la Coppa Italia. Noi stavamo un po' indietro al ritmo anche di gare e di partite, però avevamo la voglia di provare le cose provate in allenamento, di provare le giocate. Siamo contenti perché siamo una squadra giovane, che è ambiziosa e che vuole far bene. E poi quando le cose ci escono siamo ancora più contenti. Adesso il Il mister mister. ci sta mettendo il suo modo di giocare in testa ed è una grandissima cosa perché non ci fa mai mollare, sia sulla pressione che sul modo di giocare che vogliamo fare. Quindi noi siamo questi, come ho detto, siamo dei giovani che vogliono far bene e non molliamo mai, non molleremo mai. No, da quando sono arrivato ho visto un bel gruppo e poi ovviamente man mano che arrivano i compagni si solidificano il gruppo, quindi siamo una squadra che vuole far bene, che ci vogliamo mettere in mostra con un grande mister che ci sta insegnando grandi cose. Secondo me la reazione che abbiamo avuto il secondo tempo, perché una squadra dove va sotto gli ultimi minuti del primo tempo può anche entrare nel secondo tempo amareggiata, invece noi siamo subito entrati in campo che volevamo riprendere la partita come abbiamo fatto subito nel primo tempo e l'episodio ci ha anche aiutato. Parlando con il prof ha detto che recupereremo bene le forze e vanno gestite le situazioni durante la settimana, bisogna lavorare quando bisogna lavorare e recuperare anche quando bisogna recuperare. Quindi il prof è preparato, ci aiuta e sa come gestirci. Ci mancano i tifosi, ci manca sentire quell'emozione, anche l'urlo dopo un gol, oppure dopo una bella giocata, dopo una bella azione, ci manca e speriamo che al più presto vedremo i nostri tifosi.